Buon pomeriggio amici, mancano pochi giorni al voto, tenuti a fare la nostra scelta. Ci siamo conosciuti in questi giorni più approfonditamente, abbiamo parlato, ci siamo confrontati, abbiamo dialogato, abbiamo capito ancora di più quali sono le esigenze della nostra comunità. E abbiamo visto, ci siamo anche presentati in qualche modo, c'è anche chi ha sbraitato, che ha fatto dei teatrini. A volte ho sentito dire, ma voi non berraggiati, noi non è nel nostro stile, noi non ci arrabbiamo perché noi non siamo arrabbiati, noi non abbiamo voglia di arrabbiarci, noi abbiamo voglia di lavorare e di metterci al servizio di tutti voi e di questa comunità. Non è una sciocchezza decidere o provare ad amministrare, ci sono tante cose importanti, poi ci sono quelle due o tre cose fondamentali. Secondo me, penso secondo anche molti, una casa, un lavoro e la salute. Quando abbiamo quello possiamo stare tranquilli. Perché dico questo? Perché quando Vincenzo, il nostro candidato sindaco, parla dello sblocco delle lottizzazioni, non stiamo parlando di una sciocchezza. Quando parla di poter sbloccare il grande lotto di via Dante Alighieri, perché attraverso quello sblocco possiamo realizzare le case popolari, significa che possiamo dare dignità e vita a tante famiglie, perché una casa è fondamentale e nel nostro progetto questo c'è e c'è già prima ancora di amministrare, perché già da tempo si sta adoperando per questo. Un altro punto è il lavoro, è vero, viviamo nel profondo sud, viviamo in un posto sicuramente dove non abbiamo grandi fabbriche, grandi industrie. Però possiamo comunque cavalcare l'onda del turismo di Gallipoli e quella è una grande opportunità di lavoro e di sviluppo. Quando l'altro giorno è venuto l'assessore a parlarci che ci ha edotto del programma, di come stanno lavorando, di come si stanno muovendo, mi sono venute in mente tante cose, ci ho pensato e ho pensato che effettivamente possiamo crearla qualcosa. Non possiamo forse avere le fabbriche, ma possiamo avere fabbriche di idee. Idee che hanno a che fare con le agenzie di servizi, se noi riusciamo a incanalarci nella maniera giusta con il turismo che può essere della nostra Alezio, noi possiamo partecipare a quelle attività e possiamo pensare a trovare, diciamo, a creare delle agenzie di servizi legate per esempio alle escursioni, attraverso il turismo esperienziale, che è una nuova tipologia di turismo che non è per niente praticato. Abbiamo a pochi chilometri da qui, provincia di Brindisi, un borgo dove arrivano grandi artisti ed entrano in una struttura. Che hanno fatto in questa struttura? È un borgo, è un intero paese che hanno creato una sorta di albergo all'interno di un borgo, tutto creato da zero. Noi possiamo farlo, possiamo decorare il nostro paese, il nostro centro storico, possiamo inventarci l'escursione, il turismo, diciamo, l'esperienza della pasta fresca, o che sia della carta pesta, o che sia del ferro battuto, non lo so, mi vengono così, però possiamo farle, possiamo, il giorno della vendemmia, possiamo fare tanto, noi le idee ce le abbiamo e vorremmo, dalla settimana prossima, metterci a lavorare. L'ultimo punto, ho detto lavoro, una casa, un lavoro e la salute, ecco. Entriamo, diciamo, nell'ambito dei servizi sociali. Ci sono sicuramente i miei colleghi molto più esperti e più competenti su questo. Però ho sentito dire, non adesso, in questo periodo di competizione elettorale, anche prima, che le persone che hanno avuto un bisogno si sono recate giustamente al comune, che il faro, diciamo, è il nostro faro, è il nostro ombrello. E gli è stato detto, nel momento in cui avevano delle esigenze, non è di nostra competenza. Noi non siamo Gallipoli, è chiaro, no, noi siamo Alezio, però facciamo parte di un ambito dei servizi sociali con capofila Gallipoli e se noi vogliamo avere delle risorse economiche dobbiamo conoscere il tessuto del nostro territorio, proporre un programma facendo presente quali sono le esigenze, chi ha bisogno della casa di cura e non arriva alla retta, chi ha bisogno di assistenza, chi ha questione di disabili in casa. È compito dell'amministrazione capire quali sono i numeri, quali sono le esigenze e proporli all'ambito. Amici, io in questi pochi giorni noi è chiaro che contiamo tantissimo su di voi, noi siamo pronti, siamo una squadra motivata, l'ho già detto, non dal bisogno ma dalla voglia di mettersi in campo e di lavorare.
Io volevo nominare un pochino tutti, ho bisogno del foglietto nel caso mi dimentico qualcuno. La nostra squadra è completa, è competente chi in un modo, chi in un altro, ognuno con le sue competenze, con le proprie conoscenze e sapendo come si sta al mondo in un'amministrazione può contribuire. Abbiamo Armenia Cotardo, che è il nostro tsunami di idee. Abbiamo Andrea Carrisi, è una di quelle persone, Andrea, che avrei voluto conoscere prima nella vita, per quanto è prezioso. Fernando D'Aprile, Fernando parla da sé e già lo ringraziamo per essere qui con noi. Paola De Mitri e Guido Sansoli metto insieme perché per me sono le persone che conoscono meglio, che grazie alla loro esperienza, il tessuto come trama proprio del nostro territorio. Alessandra Luchina, lucida, puntuale e determinata. Sonia Rizzo. Sonia non ha mai parlato, ma io la conosco benissimo, un'infermiera che lavora all'oncologico e lei insieme ad Angelica Spinzi potrebbero occuparsi delle questioni sociali, chi come Angelica legate alle giovani, alla giovane età e a Sonia per chi ha bisogno e chi è in difficoltà di salute. Emanuele Romano, che con i suoi silenzi e la sua discrezione è un ragazzo competentissimo. Davide Todaro, un imprenditore, ma so che lui vuole essere chiamato un artigiano dalle idee chiare e l'animo gentile. E Stefano Solida. Con Stefano voglio ricordare una cosa che è stata detta l'altro giorno. Qualcuno sul palco ha detto, voglio sapere quando se vincono loro, gli voglio dare un numero di telefono per vedere chi è disponibile a tutte le ore a lavorare. Chi ha lavorato sempre nella vita sa che significa fare la gavetta e avere le 24 ore sempre a disposizione. Stefano Solida è il nostro faro in questo. E poi abbiamo la nostra guida, Enzo. Lo conosciamo tutti, lo conoscete bene anche voi e sarà il nostro traghettatore, con lui siamo sicuri di poter fare grandi cose. Amici, il 14 e il 15 maggio crociate noi. Mettersi insieme è solo un inizio. Rimanere insieme è un progresso. Lavorare insieme, come faremo noi, è un successo. Grazie, io sono Agnese Milano.